dove l'evoluzione ha avuto la possibilità di scolpire e plasmare l'unicità di certi endemismi, di certi ecotipi, di certe life history forms, è veramente importante premiare queste selezioni che la natura ha svolto, poiché ci danno sostanzialmente la maggiore rusticità degli animali che poi andremo ad utilizzare per i ripopolamenti. E pertanto è buona cosa, ma è anche conveniente. La riproduzione naturale è sempre la soluzione migliore che una specie ha per sopravvivere, ma a volte si sceglie di intervenire per salvaguardare specie in difficoltà. I volontari della FIPSAS lavorano in questo senso su specie come la trota marmorata, l'afario, il temolo e il luccio. Il luccio italiano viene considerato una specie a parte da circa una decina di anni e oggi si trova a convivere con esemplari provenienti dal nord Europa. Nonostante si riproduca in tempi un po' diversi, ibrida con i lucci nordici e quindi la sua conservazione è necessaria. Squadre dedicate seguono il suo comportamento in zone note dove vivono esemplari con genomi puri e quando incomincia il periodo di frega si catturano femmine e maschi che vengono spremuti per produrre uova fecondate. In questo modo si innalza notevolmente il numero di uova che potranno schiudersi e si massimizza il successo riproduttivo rispetto al ciclo naturale. Ma soprattutto si possono distribuire i piccoli nati in cattività in luoghi diversi per ampliare l'areale di distribuzione di questo predatore al vertice della catena alimentare. I piccoli nati dopo il riassorbimento del sacco vitellino vengono nutriti con zooplancton adeguatamente raccolto in loco e rilasciati in natura dopo una decina di giorni, altrimenti incominciano fenomeni di cannibalismo noti anche durante il ciclo naturale. Più complicato è produrre lucci o produrre tinche o produrre alcuni cipridi che sono in crisi tipo pigli o lasche. Ovviamente la cosa migliore sarebbe salvaguardare ogni forma di vita, ma sappiamo che l'uomo ha pessime abitudini nei confronti dell'ambiente e sfrutta sempre in modo poco lungimirante le risorse che l'ambiente gli offre. I volontari della FIPSAS della regione Piemonte svolgono azioni di salvaguardia attraverso la riproduzione artificiale di pesci utilizzando incubatoi certificati in regola con tutte le normative sanitarie. Abbiamo due incubatoi, uno certificato riconosciuto dove schiudiamo circa 500.000 uova di fario e facciamo anche delle iridee per poter alimentare i laghi di San Pietro Mosella. Oltre agli incubatoi certificati distribuiti in tutta la regione, esistono gli incubatoi di valle, sui quali abbiamo concentrato la nostra attenzione. Il pesce viene allevato e riprodotto in vasche alimentate dalle stesse acque nelle quali verrà reintrodotto. In questo contesto, da ormai diversi anni, nelle valli ossolane vengono portati avanti progetti di salvaguardia degli endemismi tipici che vivono in questi luoghi, trota fario, trota marmorata e temolo. Tutto questo grande lavoro non potrebbe essere fatto se non attraverso il volontariato, tutti questi ragazzi che si adoperano costantemente, quotidianamente, perché un incubatorio non chiude mai e soprattutto deve essere aperto quando fa freddo, quando fa troppo caldo, quindi immaginate il lavoro che c'è dietro e bisognerebbe proprio riuscire a capire, vivere l'incubatorio per vedere quanta gente e quanti si impegnano. Le attività di spremitura della trota marmorata coinvolgono parecchie persone. All'interno delle vasche i pesci vengono isolati in uno spazio più ridotto. Si catturano e selezionano sia i maschi che le femmine, pronti per essere spremuti, e li si dividono in ceste. Mentre gli individui che non sono ancora maturi al punto giusto vengono messi nella parte della vasca vuota.
Al fine di salvaguardare questi animali vengono mantenute in vasche delle fattrici per alcuni anni, mentre i maschi vengono cambiati più frequentemente per mantenere una elevata rusticità e variabilità genetica delle popolazioni tenute in cattività. La spremitura viene effettuata manualmente con cura e delicatezza. I cicli di spremitura vengono effettuati nell'arco di un mese perché non tutti i soggetti sono maturi contemporaneamente. Una femmina è in grado di produrre fino a 2800 uova per chilogrammo di peso. Le femmine vengono spremute e le uova di più femmine raccolte in un secchio vengono fecondate con lo sperma dei maschi. La trota marmorata di ceppo padano veneto presente nel nostro territorio rappresenta una forte specializzazione del genere salmo e vive e prolifera nei nostri fiumi. Esistono trote che compiono il loro ciclo vitale interamente all'interno dei fiumi e dei torrenti delle nostre valli e trote che, quando misurano circa 15 cm, migrano e scelgono di accrescersi e vivere nei nostri laghi. I stadi larvali e soprattutto post larvali, cioè tra vannotti e piccole trotelle, delle linee appartenenti al genere salmo è quasi nulla nelle prime fasi. Addirittura tra la Fario Mediterranea e la Marmorata, tutto il primo anno di accrescimento, tutto il primo anno di vita, sia a livello di morfologia che di livrea, sono veramente poco significative le differenze. È questo l'inizio di tantissimi progetti di vita che vengono accompagnati nel loro sviluppo fino a uno stadio di crescita adeguato per essere poi reintrodotti in natura. I tempi necessari alla schiusa delle uova variano soprattutto in relazione alla temperatura dell'acqua. Più è fredda e più tempo ci vuole per schiudere e portare gli avannotti al riassorbimento del sacco vitellino. Nell'incubatorio di Malesco vengono spremute invece trote fario destinate al ripopolamento dei fiumi dell'Ossola. Le origini di questi animali sono da ricercarsi in progenitori che hanno risalito i nostri fiumi dall'Adriatico e che hanno colonizzato, dopo l'ultima glaciazione, gli ecosistemi disponibili trasformandosi nel loro aspetto fenotipico e comportamentale e diventando stanziali. Le azioni conservazionistiche nei confronti di questi endemismi sono molto importanti perché studi scientifici dimostrano che questi sono gli animali migliori che possono vivere in questi ambienti e che hanno la maggiore opportunità di sopravvivenza, anche quando accadono eventi eccezionali come bombe d'acqua o siccità prolungate, sempre più frequenti negli ultimi anni. Dopo la spremitura le uova vengono ripulite con acqua e vengono eliminate quelle che non sono fecondate. In Ossola vengono prodotte un paio di milioni di uova, delle quali circa il 95% vengono fecondate con successo. Si stima che il 5-7% degli avannotti prodotti in cattività arriverà all'età riproduttiva, mentre nel ciclo naturale questa percentuale si riduce allo 0,5%. I piccoli, dal momento in cui vengono rilasciati, sono abbandonati al loro destino e la loro possibilità di sopravvivere sarà la stessa degli individui nati in natura.